È scomparsa all'età di 80 anni Gail Hunnicutt. Le circostanze della sua morte, avvenuta il 31 agosto, rimangono avvolte nel mistero, con la notizia che è giunta solo oggi attraverso The Guardian. Gail Hunnicutt, attrice americana originaria del Texas, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo iconico nella serie Dallas, che ha spaziato per 3 stagioni dal 1989 al 1991. La sua interpretazione di Vanessa Beaumont, celebre per la sua straordinaria bellezza, ha contribuito a rendere la serie uno dei pilastri culturali degli anni Ottanta. La vita di Gail Hunnicutt è stata altrettanto interessante quanto la sua carriera artistica. Si è sposata 7 volte e tra i suoi ex mariti figura l'attore inglese David Hemmings, noto in Italia per i suoi ruoli nei film Profondo Rosso di Dario Argento e Blow Up di Michelangelo Antonioni. Da questa unione è nato il figlio Nolan, che ha seguito le orme dei genitori diventando anch'egli attore. La carriera dell'attrice è stata caratterizzata da ruoli significativi a Hollywood. Ha interpretato il personaggio di Renée Adler, l'amore di Sherlock Holmes, nel primo episodio della serie televisiva Le avventure di Sherlock Holmes nel 1984. Tuttavia, per la sua indimenticabile interpretazione di Vanessa Beaumont in Dallas, che Gail Hunnicutt rimarrà nella memoria del pubblico televisivo. Il personaggio di Vanessa, un'aristocratica inglese, è noto per la sua relazione segreta e duratura con J.R., dalla quale è nato un figlio di cui Vanessa non aveva mai avuto notizia.